Ah, non vedi, non fa. Andiamo a vedere cosa fa questo scornacchiato. Allora, io ti la... hai preso quello più lungo? Sì. Vabbè, mettiamo quello più lungo. Subito, via, pronti, via. Poi te ne faccio, puoi fare uno allora che te li fai. Sì, non ci ho pensato perché sono venuto con la macchina, non col furgone, e non l'ho portato. Ma non c'è problema. Tienilo lungo. Ah, questo si sta già rompendo, wow, molto... Sì. Ma lui lì. Il video, quello, il pezzo dove tu mi hai fatto vedere. Sì. Prima gli dici fermo, però poi continui a camminare, poi dici ven sì, ven, fai disco. Poche parole, ma. Ok. Ok. Allora, adesso lui è agitato. Quindi noi ha un senso aspettare che lui smetta di frignare, però non possiamo stare tutto il giorno qua, ok? Perché se stiamo tutto il giorno qua diventiamo vecchi. Perché tanto lui se ne sbatte i coglioni. Diciamo che quando è da solo, mi sono andato in montagna. Quando non ci sono persone. Non c'è nessuno, chi ha il fatto, le tranquilli. Fa fare il matto subito, appena parto si tranquillizza, mi ha preso dietro una macchina, mi braiamo a Nesputa, dopo un po' si ferma. Si ferma, ogni tanto ritorna, ogni tanto si nasconde, torna indietro, però mi guarda. Sei brutto, sei brutto, sei brutto, cane. Madonna. Allora, imprestami a me la faccenda qua. Lui quando siete in città fa sempre il pistola così. Se avete il cane, vede le persone, dipende, sì. Al mercato. Voilà. Vabbè, già che è mercato. Per lui che non è abituato. Diventa. Con tutti gli facevano l'effetto. Anche perché poi lo vedono bello bianco, sembra un peluche. Cosa devi fare? Purtroppo hai questa sfiga. Sì, sì, tira. Sì, 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 ma è proprio, cioè, è tanto in tensione. Ed è normale che in giro ne fa pipì, ne fa altro? Ma dove andate solitamente a passeggio lui poi porta a casa lo stesso? Sì. Ma è perché non è sicuro quando fa la pipì in giro, perché non è, quando non fa la pipì in giro, scusami, è perché non è sicuro. Ah, non è tranquillo. Se stai tante ore la fa. Sì. Se quello che fai solo la passeggiata di un'ora o due la porta a casa. Va nei suoi posti. Ah. Fosse curioso, salterebbe anche addosso la signora. Ok, se fosse un cane curioso che ha voglia di vedere tutto, salterebbe anche addosso alla signora. Perché non è abituato, ha paura. Adesso sta già tirando un pelino meno rispetto a prima. Metropoli, per carità, però
Voilà. No, io le viuzze non è che le conosco, però adesso mi è più calmo il ragazzo, eh.